Ben trovati dalla redazione aquilana del TG di TV6 L'Aquila. In apertura ai lavori del Consiglio Comunale, un accesissimo sfogo, quello del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, in apertura dei lavori del Consiglio Comunale. Un clima troppo teso in città, sia politico che giudiziario, ha detto Cialente. Non sono d'accordo con chi pubblica intercettazioni durante le indagini e annuncia: intanto sono in attesa di un avviso di garanzia. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. Io personalmente ritengo, se fossi ministro della giustizia, difenderei assolutamente le intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché il Paese si deve difendere. Rilascia il suo sfogo in Consiglio Comunale il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che si scaglia contro chi divulga le intercettazioni di un'inchiesta in corso d'indagine, criticando amaramente il clima di tensione, sia politica che giudiziaria, che si respira in città. Sanno tutti che si sta indagando sui lavori fatti a casa mia nel 2004. Quando tutto pensavo alla vita, tanto che avrei fatto il sindaco. Lo scontro politico ci può stare di tutto, ok? Una cosa è se in questo scontro politico si utilizzano strumenti non leggi. Un clima al limite dell'esasperazione all'indomani la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche dell'ex consigliere comunale dell'Aquila Pierluigi Tancredi, coinvolto nelle inchieste giudiziarie sulla ricostruzione post-sisma Dout Des e Rez Rationem. Tancredi è tornato alla ribalta delle cronache in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni che chiamano in causa proprio il sindaco Cialente e il suo ex capo di gabinetto Pierpaolo Pietrucci. A questo punto incomincio a dire: mi diranno perché non l'ho fatto e non l'ho detto finora, non l'ho detto perché non volevo far cadere la giunta Cialente e perché me li devo riservare come testimoni sia Cialente che Pietrucci. Così recita Tancredi nel corso della telefonata intercettata e poi pubblicata, ma il sindaco oggi in consiglio respinge al mittente ogni allusione, affermando di essere in attesa di un avviso di garanzia, notizia questa di cui in città si chiacchiera ormai da tempo in tutti i corridoi, così come afferma che l'indagine potrebbe riguardare i lavori per la realizzazione della metropolitana di superficie e i rapporti con l'imprenditore Eliseo Iannini. Un giornalista telefona a una persona che conosco e mi dice: ti sarebbe arrivato un giudizio per me. Si parlava da tempo di un'indagine sulla vicenda metropolitana, lo sapete, no? Sto a dire qualcosa di nuovo? Approda in Consiglio Comunale all'Aquila il documento preliminare al nuovo piano regolatore. Sono oltre 30 anni che la città attende l'importante strumento urbanistico con cui l'amministrazione Cialente intende disegnare la città del domani. Giorgio Alessandri. Dopo quasi 30 anni di attesa, un sisma e una ricostruzione che in alcune parti della città si è affidata a norme ormai obsolete, inizia a muovere i primi passi all'Aquila il nuovo piano regolatore. In aula in Consiglio Comunale arriva il documento preliminare. In aula in Consiglio Comunale arriva il documento preliminare, primo passo di un percorso lungo e complesso che coinvolgerà enti come la provincia e portatori di interesse. È una grandissima ricognizione, i primi tre capitoli sullo stato del suolo, su quello che ha fatto, la ricostruzione, le periferie, la riconnessione centro-periferia, i rammendi che si devono fare in questo territorio disgregato, specialmente dopo il sisma, e per arrivare ai punti strategici che è il capitolo quarto. Cosa faremo dopo? Innanzitutto faremo l'accordo preliminare con la provincia, come prevede la legge, quindi parallelamente, mentre viene fatta la stesura del nuovo IRG, che avrà dei presupposti, come dire, più moderni, tante cose che il vecchio BRG non contiene, questo invece lo conterrà, anche la filosofia sarà una filosofia completamente diversa, si va per ambiti urbani in luogo delle zone, insomma un ridisegno strategico di quelli che sono gli approcci alla pianificazione del territorio, e parallelamente si fa l'accordo della provincia e da una parte, mentre dall'altra si procede alla stesura del BRG. Avremo un anno davanti per portarlo all'attenzione del Consiglio Comunale. In mezzo dalle elezioni, l'ambizioso obiettivo di lasciare in eredità gli strumenti per pianificare la città del domani, l'amministrazione Cialente pensa al recupero delle peculiarità della città ferita, ma con voglia di rinascere riscoprendo le sue tradizioni. Noi abbiamo l'Appennino come riferimento, l'Aquila è una grande città dell'Appennino, ecco, deve recitare quel ruolo lì.
dentro questa ripresa strategica di protagonismo che la Regione Abruzzo ha inteso rimettere in piedi a Appennino Parco d'Europa. Diciamo, ripartiamo dalle intuizioni di qualche tempo fa che si sono perse come nel tempo. La strategia di una bellissima città medievale colpita dal sisma, che è rinata proprio grazie al terremoto, che realizza i suoi collegamenti con le infrastrutture, come dire, da costruirsi, quindi questo bel collegamento su Pescara, che è uno dei punti strategici della Regione Abruzzo, le bellezze naturali, l'enogastronomia, turismo, cultura, università, ecco, fare della qualità della vita il punto forte di questa città del futuro. Rimaniamo al comune dell'Aquila per i precari rinnovi ancora in alto mare. Sembra ormai a tutti gli effetti una storia infinita, ancora un rinvio, quello dei contratti dei 56 precari del comune dell'Aquila, che da fine settembre attendono il rinnovo del contratto e tra proteste, occupazioni, promesse mancate e annunciate, il provvedimento di proroga sembrava ormai pronto, invece è arrivato un nuovo rinvio a data da destinarsi. Ma sentiamo tutti i particolari. Si naviga a vista in comune all'Aquila per i rinnovi dei 56 precari che da fine settembre attendono i rinnovi dei contratti scaduti. Eppure sembrava tutto pronto per un provvedimento atteso e al tempo stesso controverso, che ha scatenato polemiche e battaglie politiche e di principio. Dopo il parere di inammissibilità espresso dalla Corte dei Conti, all'ennesimo parere richiesto dall'amministrazione, sembrava comunque che il bandolo della matassa fosse stato individuato e che la proroga, fino a fine anno, potesse arrivare già nel weekend appena trascorso. L'ok a rinnovi era arrivato anche dal dirigente del settore avvocatura Domenico De Nardis, che si era detto disponibile a firmare al posto della dirigente Coluzzi che, come si ricorderà, aveva detto chiaramente di non volerne sapere. I contratti però dovevano essere corredati da un verbale di conciliazione che, di fatto, salvaguardava il comune da qualsiasi ipotesi di vertenza dei lavoratori, che avrebbero rinunciato ad adire le vie legali nei confronti dell'ente per l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Una clausola apparentemente vessatoria per i lavoratori, ma accettata da tutti, dipendenti, sindacati e giunta, dove non tutti, vice sindaco Trifoggi in primis, erano favorevoli ai rinnovi. E invece arriva il colpo di scena che non ti aspetti. La dirigente che sostituisce il segretario generale, sospeso per l'inchiesta sull'ex Ompi, ha manifestato perplessità e contrarietà al provvedimento di proroga che l'esecutivo ormai stava per approntare e la questione è stata rimandata, a questo punto non si sa fino a quando. Il tutto con gli idonei del concorsone che invocano di essere presi in considerazione e chiamati a lavorare, i precari che reclamano il diritto al lavoro e la politica che assiste impotente ad una situazione che ormai si trascina da oltre un mese. E torniamo alla cronaca giudiziaria, processo in appello Sanitopoli sulle presunte mazzette nel mondo della sanità pubblica e privata abruzzese, chiedono l'assoluzione per mancanza di prove. I legali difensori dell'ex parlamentare di Forza Italia Sabatino Racu, dell'ex assessore regionale all'epoca dei fatti Boschetti e dell'ex manager dell'ASL di Chieti Luigi Conga, condannati sempre nell'ambito del processo sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese. Vediamo com'è andata. È stata la giornata delle ringhe difensive dell'ex parlamentare di Forza Italia Sabatino Racu, dell'ex assessore regionale Antonio Boschetti e dell'ex manager dell'ASL di Chieti Luigi Conga, condannati nell'ambito del processo sulla Sanitopoli abruzzese, il presunto giro di mazzette tra politica e sanità, sia pubblica che privata, e per i quali è stata chiesta oggi l'assoluzione. Il processo nel 2008 fece cadere l'allora giunta regionale di centrosinistra guidata dall'ex ministro e presidente della commissione antimafia Ottaviano Del Turco, oggi presente in aula come ogni udienza in corte d'appello dell'Aquila. A lui il 22 luglio del 2013 il tribunale collegiale di Pescara inflisse la condanna più pesante, 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Il tribunale collegiale di Pescara ha condannato anche l'ex parlamentare Racu a 4 anni, l'ex manager dell'ASL di Chieti Conga a 9 anni e l'ex assessore regionale Boschetti a 4 anni di reclusione.
A Conga, il 14 luglio del 2008, il giorno degli arresti, fu sequestrata la sua Porsche Cayenne insieme ad una valigetta con 113.000 euro in contanti, poi fotocopiati uno a uno dalla Guardia di Finanza per provare che quei soldi fossero in realtà una parte delle tangenti per 6 milioni di euro contestate a Conga. I legali difensori di Aracu, Conga e Boschetti nel loro appello chiedono l'assoluzione e sostengono che le dazioni di denaro non risultano supportate da alcuna prova diretta diversa dalle dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Mariangelini, patron della clinica privata Villa Pini di Chieti, detto il grande accusatore, parte offesa e allo stesso tempo anche imputato nello stesso processo. Non esistono dunque atti e prove dirette delle dazioni, ma solo indizi dai quali la sentenza, continuano i legali, ha preteso di desumere elementi utili a riscontrare le dichiarazioni di Angelini circa le materiali dazioni di denaro. A presiedere la Corte d'Appello è il giudice Luigi Catelli. Sono 25 in totale le persone giudicate per accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione, all'abuso, alla concussione, al falso, truffa, riciclaggio per un presunto giro di tangenti di oltre 15 milioni di euro. E ora veniamo alla pagina sportiva, l'Aquila Calcio, una vittoria scaccia crisi, i rosso-blu tornano alla vittoria nel match interno con la Carrarese dopo un pareggio e 4 sconfitte di seguito per i rosso-blu, 3 punti fondamentali. Allora sentiamo come è andata la partita nel servizio di Gianmarco Menga. 20 secondi e i padroni di casa si vedono subito in avanti. San Domenico aspetta la sovrapposizione di Di Mercurio, poi si accentra e lascia partire un siluro disinnescato in angolo. Risponde la Carrarese, minuto 7, Dettori scodella per l'ex di turno Infantino, si salva Zandrini di piede. Al nono, tempi maturi per il vantaggio. Gran schema su punizione dell'Aquila, Mancini, lob per San Domenico che si stacca dalla marcatura, assist al centro per Vittorio Triarico che in tap-in gonfia la rete e porta in vantaggio i rossoblù. Primo gol in campionato per il veterano Triarico, al quarto anno ai piedi del Gran Sasso. La doccia fredda è però nell'aria. Alla mezz'ora, su un rinvio lungo malinteso tra Maccarrone e Zandrini in uscita, ne approfitta Infantino che ci mette la testa e pareggia i conti. Gol dell'ex Alfattori, come era già successo 2 settimane fa con Virdis del Savona. Ad inizio ripresa l'Aquila rischia addirittura di capitolare. Proprio Infantino, assist verticale per Giasè, diagonale che bacia il palo e grazie rossoblù. Nel momento di massima sofferenza però l'Aquila trova la forza per riportarsi in avanti. De Sosa si gira bene sul diretto marcatore, servizio per San Domenico che controlla. Punta e calcia in diagonale, trovando l'angolino basso con l'aiuto di una deviazione. Nuovo vantaggio l'Aquila con il folletto di Secondigliano al terzo centro in campionato. San Domenico scatenato in campo aperto, al 60esimo sgroppata classica a sinistra, palla a rimorchio per la corrente Triarico, botta secca, troppo centrale, sfuma il 3-1. La Carrarese spinge a tutta ma senza sbocchi, al 78esimo l'ultima grossa chance per pareggiare è sulla testa di Kais che devia la punizione tagliata di Dettori, trovando però il volo plastico di Zandrini in angolo. Nel recupero proteste per questo contatto tra Infantino e Manuel Mancini, ma i titoli di coda sono già in onda. Fischio finale 2-1 l'Aquila, vittoria pesante per classifica e morale. Mancini con la vittoria ha cambiato un po' idea dopo le esternazioni di fine primo tempo, questa ipotesi paventata di lasciare a Natale? L'ipotesi paventata, ho visto il dispiacere negli occhi di tutti i soci, insomma l'impegno ce lo stiamo mettendo, abbiamo fatto una squadra che probabilmente è stata solamente un po' sfortunata, ma la squadra c'è. Demotivare così lo spogliatoio, demotivare tutti quelli che lavorano per l'Aquila Calcio, perché non è solo chi ci mette i soldi ma pure chi ci lavora, è offensivo per chi fa un mestiere con serietà. E ora la palla ovale, la Gran Sasso Rugby vince la prima partita in casa contro il CUS Roma 36-12, conquistando il punto di bonus. Era importante vincere la prima di casa, ha dichiarato il direttore generale della Gran Sasso Rugby Pier Francesco Anibaldi, per riscattare la svista di Perugia. Per fortuna che il campionato ci consentirà di giocare tutte le domeniche, perché la squadra soffre le
pause prolungate. La squadra abruzzese ha dominato per tutto il tempo l'incontro, nonostante l'inferiorità numerica per un cartellino rosso, due mete di Alessio Guardiano, una meta di Capitan Gianpietri, una segnata da Andrea Lofrese per la prima meta in grigio-rosso di Luca Cagliazzo, hanno consentito alla Gran Sasso di riportarsi nei piani alti della classifica. Al termine dell'incontro la presidente Loredana Micheli ha consegnato un grammo di zafferano donato dall'associazione Le Vie dello Zafferano al migliore giocatore della squadra avversaria, la terza linea Bilotti. Bene, con questa notizia termina il TG6 dall'Aquila. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6.